della professione medica alla presenza di medici non specializzati, non specialisti in ospedale. La posizione del dottor Pieralli fondamentalmente in sintesi era la seguente: non andiamo a guardare i titoli, ma andiamo a guardare le competenze che i singoli medici hanno, perché a parte le sfaccettature dovute alle 42 specializzazioni che esistono in medicina, grazie Roberto, io non sapevo che fossero 42, e le varie equipollenze, insomma, non è detto che al titolo che uno può aver acquisito corrisponda poi una reale competenza. E faceva l'esempio di medici che magari sono specialisti in una cosa, ma poi per tutta la vita ne hanno fatto un'altra, diventando altrettanto bravi o ancora più bravi in un'altra. Allora, io non voglio entrare nella questione famiglie da mantenere, spostamenti, questioni organizzative, perché è evidente che qualunque persona che si laurea in medicina ha almeno 25 anni, ha almeno 6 anni di studio matto e disperatissimo alle spalle, e sono 25 anni che dipende dalla famiglia. Quindi non voglio entrare in questa considerazione, voglio entrare nella dimensione della pericolosità, Roberto, di queste affermazioni. La facoltà di medicina non insegna a essere medici, ma racconta di cosa è fatta la medicina. Ci si laurea in medicina che non si è medici. Si è laureati in medicina, poi si può essere laureati in medicina, esame di stato e abilitazione, per cui si può essere, si ha il titolo di medico, ma non si è medici. Perché tutto quello che avviene nella formazione di un medico avviene nei fatidici 5, per noi sono stati in anestesia ad esempio 4, attualmente nei 5 anni di specializzazione. Perché chi entra in scuola di specializzazione e sacrifica, perché non ci sono altri termini, sacrifica 5 anni della sua vita a una causa, che è quella di diventare specialista, acquisisce parallelamente alle competenze che derivano dal tipo di specializzazione che ha scelto, acquisisce un modo di ragionare, acquisisce un modo di porsi, apprende come, adesso perdonatemi l'esempio, come il cucciolo di gatto impara da mamma gatto a cacciare e il trovatello gatto non impara da nessuno perché ha perso la mamma, così il medico in specializzazione apprende dagli strutturati, dall'ambiente ospedaliero, dai professori, dall'ambiente universitario che ancora frequenta, ancora respira, tutte quelle strategie, un modo di affrontare i problemi che solamente la scuola di specializzazione dà. Ci sono poi scuole di specializzazione, io parlo per me, quindi scuola veronese, a cui io sono legata a triplo filo, che secondo me danno anche un senso di appartenenza, danno un bollino, un imprimono un marchio che si porta orgogliosamente per tutto il resto della vita, perché poi le diverse scuole anche si caratterizzano a volte per diversi approcci, per diverse tecniche. Io che sono di scuola veronese, orgogliosa e fiera di essere di scuola veronese, io che ho avuto la grandissima fortuna di stare per 3 anni dopo la scuola di specializzazione con il dottor Dario Mastropasqua, che non è su Facebook perché lo considera una cosa per idioti, ma che io saluto, poi magari questo pezzo glielo mando su WhatsApp, che per altri 3 anni, venendo anche lui da Borgo Trento, ha continuato a trasmettermi quel modo di essere, quel modo di fare, scuola del professor Luzzani, che non c'è più, chi è stato con lui mi può capire. La scuola di specialità forma professionisti di qualità. Significa che chi apprende la professione in modo autodidatta o sul campo non perde
veramente una fetta di vita che è fondamentale. E poi, Roberto, io ti invito a pensare a un altro, a un corollario del tuo pensiero, che è legittimo, però ti dico, se l'ordine dei medici di Venezia, Padova, Treviso, Verona, tutti di Vicenza si sono schierati contro, se Fnumceo si è schierata contro e non ci sono stati dubbi su schierarsi contro, se tanti medici specialisti, vabbè, io ve lo dico qua e ve lo dico in faccia, ma sono schierati contro anche se voi non ve ne accorgete, dovreste chiedervi perché. Perché a nessuno di noi fa comodo venire a dire qualcosa contro i giovani medici, perché non vogliamo che, come posso dire, noi vogliamo che i giovani medici crescano, ma crescano veramente, non si illudano di essere cresciuti e non che siano gettati in mezzo alla strada a lavorare a 25 euro lordi l'ora, non che siano obbligati ad accontentarsi di tappare i buchi, perché tutto quello che si sta facendo adesso in un delirio di emergenza, in un delirio di risoluzione immediata dei problemi e non di strutturali, porterà voi giovani medici a specializzarvi sempre meno, perché quando vi adagerete sui finti allori di un contratto in libera professione che comunque vi permette di andare in vacanza d'estate o vi permette di andare a sciare in inverno, in realtà, perché è fatta così la mente umana, nessuno vi farà più fare la fatica di rimettervi a studiare, di mettervi in di essere trattati male, perché lo specializzando è per definizione trattato male dallo strutturato, perché anche questo è un modo di crescere, anche le umiliazioni professionali servono, ovviamente devono essere cose fatte con l'intenzione di far crescere le persone, non devono essere sclerate o sfuriate per gente frustrata che non sa che cosa fare. Io posso parlare della mia esperienza, posso dire che anche le persone, visto che Roberto le citavi, le persone che si sono specializzate sul campo tanto tempo fa, c'erano alcune persone che potevano acquisire sul campo la specializzazione perché avevano frequentato, mi pare fossero 5 anni, quel tipo di reparto e diventavano equiparati praticamente. Beh, io ti assicuro, Roberto, che chi si è formato sul campo non è come chi ha avuto una scuola. Infatti la specializzazione ha questa caratteristica, è una scuola, è anche una scuola di vita, è una scuola di vita perché ti mette di fronte a una realtà difficilissima. Io ho due ricordi pesantissimi della mia vita, uno è stato il liceo classico, che rifarei mille volte, e uno è stata la scuola di specializzazione, perché sono quei momenti nella vita di una persona dai 14 ai 19 e dopo la laurea in medicina in cui tu sei lì che fremi, in cui tu vorresti veramente conquistare il mondo ma non puoi, devi sottostare a delle regole, devi sottostare a degli impegni, sei trattato più o meno come un rincoglionito che all'inizio non sa fare niente, ma tu da quella scuola uscirai che sei un anestesista fatto, da quella scuola uscirai facendo il cesareo più incasinato della tua vita potenzialmente il giorno dopo, da quella scuola uscirai andando come ho fatto magari io in Afghanistan alcuni anni dopo, riuscendo a portare a casa la pelle delle persone anche senza avere quegli strumenti che si hanno in Italia. Questo perché? Perché alla base di tutto c'è la cultura. Il discorso che ti facevo prima, Roberto, il corollario molto difficile, è che se tu mi parli di competenze e di non guardare i titoli, allora saremmo costretti, magari in futuro, ad aprire anche a chi laureato in medicina non è. Perché se io prendo un passante della strada e gli faccio togliere 10 nei, poi 100 nei, poi 1000 nei, quello a togliere i nei è bravissimo. Il peccato che non sia un medico. Se io prendo un passante e gli insegno a incannulare una vena, lui dopo 3 giorni che incannula vene tutto il giorno, sa incannulare le vene benissimo, ma non è un medico. Quindi la professione medica si presterebbe in questo modo ad ulteriori assalti, come quelli che stiamo vivendo, che tu conosci bene, e contro i quali stiamo cercando tutti noi di difenderci in vario modo, io sui social, Fnumceo nelle sedi istituzionali, gli ordini dei medici nelle sedi istituzionali, e mi riferisco alle posizioni prese per avere medicina ambulanza, alle posizioni del dottor Monaco in Toscana, alle posizioni dello stesso Anelli ultimamente, cioè tutte persone che
stanno cercando di rimettere a posto, di rimettere in asse tutti quei valori, tutte quelle... la cosa migliore l'ha detta il dottor Monaco, che ha detto: le competenze vengono dopo i saperi e i saperi si acquisiscono nelle aule universitarie. Mi dispiace dire che formarsi sul campo in modo più o meno fai da te, senza una guida strutturata, senza un percorso didattico che sia veramente formativo, è completamente inutile e vi danneggerà, perché quello che vi sembra oggi una buona soluzione sarà domani la vostra rovina. Sarà quel motivo per il quale ci saranno i medici di serie A, quindi quelli della mia generazione, che siamo tutti specialisti, e i medici di serie B o di serie C, che non riuscendo a specializzarsi hanno accettato di essere i tappabuchi e di essere, adesso scusatemi ma voglio usare un paragone, di essere un po' lo scarto di quello che non volevano gli altri. Voi volete passare la vita a fare le guardie interdivisionali, a stare sul 118, a paghe che chi mi fa le pulizie in casa prende di più, volete passare la vita a essere considerati anche da noi persone non affidabili perché non sufficientemente preparate. Io credo che nessuno di voi lo voglia e ripeto, se mi viene a dire che bisogna vedere quanti drenaggi toracici ha messo una persona per poi dire che può fare questo o quello, io se prendo un passante della strada e gli insegno a mettere un drenaggio toracico, al decimo drenaggio toracico, questi il drenaggio toracico lo sa mettere, però non sa che cos'è un pneumotorace, non sa che cos'è un pneumotorace iperteso, non sa le conseguenze emodinamiche del pneumotorace iperteso, non sa che una persona muore in poco tempo con il pneumotorace iperteso, perché lui che cosa fa? Lui decomprime polmoni. Ma perché lo stai facendo? Quando lo devi fare? La sensibilità clinica è qualcosa che si acquisisce negli anni e non certo in quelli della specialità, non solo, ma se ci priviamo anche di quei 5 anni per i quali abbiamo lottato, perché si è arrivati a portare le scuole di specialità a 5 anni, si è continuato a dire che la formazione era tutto, non si può adesso venire a dire che in realtà abbiamo giocato e che in realtà basta cominciare a lavorare, perché a questo punto non serve nemmeno più essere medici, possiamo portare anche la facoltà di medicina a 5 anni invece che a 6, possiamo spezzettare la laurea in medicina, fare 3+2, 3+2+1, tanto se dopo i primi 3 sai mettere una vena, mettere giù un tubo e mettere un drenaggio toracico, che cacchio te ne frega di andare a studiare gli altri 3, ma quello che fa la differenza sono quegli altri 3, quello che fa la differenza tra me e Roberto in questo momento e te, quello che fa la differenza tra me e te è che tu hai 6 anni e io ne ho 6+4, a parte la differenza anagrafica. E quindi il fatto che io faccio il medico da 19 anni, ma veramente volete rimanere ai margini della nostra professione e volete e vi accontentate di un contrattino ridicolo fatto per avere una persona laureata in medicina e chirurgia che fa la notte di Natale, che fa tutte le altre notti, senza praticamente aver avuto tutto quel percorso che noi abbiamo avuto? Io spero che i giovani medici abbiano il coraggio, la voglia, la motivazione per lottare per questa cosa, perché se voi non lottate per la vostra formazione, se non siete voi interessati a diventare medici di serie A, mi dispiace ma nemmeno noi anziani vi potremo dare una mano e anzi diffideremo di voi, ci schiereremo contro di voi e vi considereremo come un problema, perché io medico rianimatore, se vengo chiamata in pronto soccorso da un medico inesperto che mi ha portato a un casino gigantesco e che addirittura mi ha chiamato anche in ritardo, perché poi normalmente è così, e io anestesista rianimatore devo sopportare oggi, domani, dopodomani delle chiamate improprie, delle chiamate in ritardo, devo sistemare gli errori che vengono fatti, non pensiate che poi noi saremo disposti a coprire queste cose. E io invito, e non lo faccio per schierarmi contro, ma lo faccio per farvi capire che nessuno di noi è disposto a usare la nostra assicurazione anche per coprire voi che non si sa come sarete assicurati. Per cosa siete assicurati? Ma perché io assicurazione dovrei assicurare delle persone che non hanno esperienza e non hanno la scuola? Avendo queste persone un rischio enorme di finire in un contenzioso, e allora voi non potete neanche pensare di girare su di noi il rischio dicendo: ma io ho chiamato il rianimatore, ma io ho chiamato il chirurgo, io ho chiamato lo specialista. Io credo che